Oggi parliamo del test, della camminata e della corsa come valutazione posturale per l'atleta che vuole esprimersi, al massimo delle sue capacità. È fondamentale fare il test dell'analisi, per l'analisi della camminata e della corsa per valutare tutte le possibili compensazioni che l'atleta ha durante il gesto atletico, il gesto tecnico. Questo ci permette perciò di valutare e di prevenire un infortunio in molti casi, soprattutto nel vedere alcune compensazioni che si sviluppano durante il gesto atletico e soprattutto ci permette di valutare e migliorare la performance del gesto stesso. Andiamo adesso a vedere come si svolge il test di camminata e corsa con strumentazione clinica avanzata a livello tecnologico. Allora, un test della camminata e della corsa ci ha aiutato comunque a prevenire gli infortuni, a lavorare sulla propriocettività del paziente e dell'atleta, aiutarlo comunque nella sua performance. Quindi possiamo comunque avviare un'analisi posturale e aiutarlo nel gait training, quindi nell'analisi del passo. Con gait training aiutiamo il paziente comunque a visionarsi durante il passo, a quindi lavorare sul lunghezza del passo, sull'altezza del passo, sul tempo di contatto. Quindi lavora comunque sulla sua propriocettività, su tutte le catene muscolari e sull'equilibrio posturale. Possiamo farlo sia durante la camminata e quindi dare un aiuto fisico al paziente e anche durante comunque una corsa. Possiamo stabilire dei parametri, possiamo aiutarlo nella lunghezza del passo, nell'estensione dell'anca, nell'aiuto comunque della schiena e delle scapole per quanto riguarda il gesto sportivo della corsa. È importante quindi Il un'analisi. beneficio? È importante per appunto il beneficio del paziente e la postura affinché possa prevenire gli infortuni e possa fare un equilibrio posturale per il benessere comunque della persona stessa.